Ciao a tutti amici, sono io Julia War e oggi sono qui per fare la sesta puntata di Edicola. Vi chiedo scusa se non sto facendo altre review, ma voglio farne una di Violetta, ma sono ancora un po' indecisa e siccome avevo comprato delle nuove cose dall'edicola ho deciso di mostrarvele. Vi chiedo già scusa per la luce, ma qua c'è sempre una tomba, cioè sembra proprio una tomba, è buio sempre. E ho pure comprato un'altra lampada, comprato. Ne ho trovata un'altra, una vecchia di quando ero più piccola. E siccome funzionava l'ho presa, anche perché fa una buona luce. E quindi anche se è buio, piesto, fantastico, piesto. Mi raccomando, ricordatevelo, piesto. È proprio è buio, almeno qua sembra una luce decente. E non è poi tutto così giallastro come lo è di solito. Vi chiedo anche scusa per la mia voce, ma fa schifo. Purtroppo sono raffreddata, come penso la maggior parte di voi. E prima di iniziare questo video, la review di due cose che ho preso da Nicola, volevo prima di tutto salutare una certa Alessia Frusciante, che mi aveva chiesto di salutarla, quindi ciao. Inoltre, in quasi tutti i miei video risponde, manda dei commenti, quindi l'apprezzo. E volevo anche mostrarvi un altro palaspez che ho comprato che è di Cenerentola. Ho voluto prendere quello di Cenerentola perché, siccome devo andare a vedere il film, ho pensato che insomma era carino. Vi voglio far notare che è più o meno uguale a quello di Barry, se non fosse per il colore che è azzurro. E per qua la foto di Cenerentola è appunto Pumpkin, che significa zucca, quindi questo cane si chiama Zucca, fantastico. E per questo castello in lontananza. E per il resto è uguale, in pratica non cambia niente. Ecco. Comunque è abbastanza carino. E penso proprio che li collezionerò perché sono adorabili. Magari non ve li mostrerò perché comunque ho già detto cosa sono i Palaspets e li ho già recensiti. Però per conto mio li potrei pure collezionare, tanto sono solo 6. Bene, adesso finalmente possiamo iniziare questa review perché sono emozionatissima. Ho preso due cose dall'edicola, una forse vi potrà sembrare strana, che sono la prima sono gli sbottonati di Frozen, io avevo preso pure quelli di Violetta, molto tempo fa li ho collezionati pure, questi era solo per provare, mi sembravano carinissimi. E poi, strano, ma sì, ho preso Marvel, i mitici, incredibili, supereroi, già, e sono kawaii, mi hanno dato tenerezza tranne questi due, questo rimane sempre orribile. E anche questo, ma di sicuro ritroverò questo e questo, quindi prepariamoci. E ho deciso di prenderli perché mi sembravano carini. Iniziamo da questi Marvel, così almeno se urlerò potrò tagliare qualcosa per la brutta faccia che avranno. Già. Comunque, come possiamo notare, c'è scritto Marvel Kawaii, cioè carino. Ok. Quindi i supereroi saranno carini? Perfetto. 12 supereroi Marvel, mitici incredibili. Ok, e qua ce ne sono alcuni. Proprio questi qua non mi piacciono, sono orribili. Di sicuro ne troverò uno di questi due. E non di sicuro questi. Hulk è fantastico. È bellissimo. Anche Spider-Man sono carinissimi. E sì, sono un po' kawaii, sinceramente. Qua poi c'è Eddie Buzz, che sarebbe la marca. Mentre da qua Marvel Kawaii 2,99 euro. Già, è Eddie Buzz. Qua poi dice la collezione completa si compone di 12 Marvel Kawaii 3D e un mini magazine, insomma. Ogni bustina contiene un Marvel Kawaii 3D ed un mini magazine e basta, vabbè, leggere e conservare non ci interessa. Scusate per questa plastica, insomma, colla, ma era attaccato a un, diciamo, poster e anche qua, ma non penso ci interessi, quindi apriamoli subito. Scusate per la mia voce, ma è orribile. E mi è uscito. Fantastico! Non mi è uscito uno di quelli orribili.
Ok, eccolo. Wow, è carinissimo! Guardate, ha il suo scudo che è rosso e bianco con una stella al centro, sempre bianca, e lo sfondo azzurro, poi è azzurro con le sue allucce e c'è una A. È carinissimo! Qua c'è anche una pedana dove lo si dovrebbe mettere. Scusate un secondo. Bene, eccolo, è super carino. Ed è super kawaii. È super carino ed è super kawaii. Quindi fantastico, e mi sarebbe uscito questo. Devo dire che poi non è così tanto male. Già. Bene, vediamo un attimo il booklet. C'è Spider-Man, Wolverine, Hulk, Iron Man, Black Widow, bellissima, la voglio assolutamente. Thor, Capitan America, quello che ho trovato io. E qua ce li mostra più o meno. Qua ce ne sono anche altri. Sono bellissimi, insomma. Veramente fantastici, io devo assolutamente trovare questa. E, insomma, per questo personaggio no, è tutto, diciamo. Bene, adesso spostiamo un po' di questo e vediamo Frozen. Come possiamo notare, c'è scritto sbottonati e c'è un bellissimo artwork di Elsa e Anna e uno stranissimo e divertentissimo di Olaf, come al solito. Poi c'è il logo di Frozen e dentro tre magici sbottonati, collezionali tutti. Qua possiamo notare il prezzo che è 2,50 euro ed è molto carino. E qua ci fa vedere alcuni sbottonati. Cavolo, questo è bellissimo e lo voglio. Dietro, vabbè, ci dice un po' del sbottonati Frozen. E qua dice 88 sbottonati dal regno del ghiaccio da collezionare ed attaccare. Non so chi riuscirebbe a collezionare 88 sbottonati, come per esempio di Violetta, ma ok. Penso servano delle forbici, quindi le prendo. Beh, non ho trovato le forbici, ma sono riuscita ad aprirlo con le mani. E ora vediamo. Ma, cosa è uscito? Allora, qua ce li mostra tutti: Royal e Magic. Reali e magici, magici, no, magici, magici e Crystal. Questi sono bellissimi, ma non li troverò mai. Sono a forma di fiocco di neve. Che carino! In questa stellina c'è Olaf. Insomma, vediamo. Questi sono degli adesivini che si devono mettere. E vediamo il primo. Mi è uscita Anna. Eccolo. È tenerissimo. Dopo vediamo. Ho trovato questo molto semplice ma carino. È una stellina. E poi questo con Olaf e Anna di nuovo. Lo stesso artwork. Però è carino e non c'è nient'altro. Sì, sinceramente è strano perché negli sbottonati di Violetta almeno c'era una cornice. Qua probabilmente non l'hanno messa. E sinceramente ce n'erano di più belli, ma ovviamente io non li ho trovati. Già, anche degli artwork che, cioè, non si potevano trovare così spesso. Per esempio, Anna ed Elsa che pattinano. Insomma, ce n'erano tanti. E penso che ogni tanto li potrei pure prendere, anche perché per adesso penso che smetterò per un po' con le review di Edicola. Ok. E spero che questo video vi sia piaciuto, anche se aveva una luce orribile e la mia voce era altrettanto orribile. Vi chiedo scusa, ma purtroppo non ho potuto fare proprio un video perfetto, ma comunque ci tenevo a mostrarvi queste cosine di Edicola e questo diventerà un mio grande amico. E penso che li devo assolutamente collezionare tutti perché sono bellissimi. E
Specialmente queste, finché non la troverò non mi darò pace, non darò pace, quindi ok. Sì, qua ci sono gli altri, non me ne ero accorta. Vabbè, io ho saltato le pagine, fantastici. Fantastico. I più forti, più vabbè. Insomma, ve li consiglio. Queste cosine sono adorabili. Anche se mi sembra strano che non abbiano messo negli sbottonati la cornice, ma ok. Ci vediamo al prossimo video che sarà di Violetta. State tranquille, ragazze. Di Violetta, We Lovers, insomma, che finalmente farò un'altra review di Violetta che era da tantissimo. Non so ancora su cosa, ma ok. Vi chiedo scusa anche per l'assenza, ma purtroppo non ho molto tempo. E ciao.